Diciamo che sono esperienze da approfondire, cioè questo fatto che è successo si deve approfondire, può darsi pure che tornando in un'altra occasione si ha una risposta diversa, insomma. Noi siamo circondati da energie, siamo pieni. Sì, sì, ce l'abbiamo ovunque, insomma. Come dicevamo oggi, una pietra, un sasso. Questi sono pieni, quindi Kim, per cui in quel momento, in quel preciso istante, ha sempre la stessa ora, nello stesso momento, magari dà una spinta a chiunque. Bravo. Capisci? Cioè, brava. Quindi brava. Bisogna anche calcolare queste. E queste si chiamano energie? Queste residuali. Ecco. Queste bisogna. Sì, ma tra le energie residuali ci sono tutta una serie di energie. E questa rientra nella categoria di quelle energie che fanno le stesse cose, esatto. Come un disco, sempre le stesse cose. Sì, come il fantasma della famosa ombra che passa sempre allo stesso punto, orario, con le stesse condizioni, quindi, climatiche. Succede una cosa del genere, uno cosa deve fare? Deve tornarci a quella stessa ora. A quella stessa ora. Bravo. Erano? Ma tu che ora hai preso l'orologio? Sì, erano un quarto alle due. E questo sai perché lo dico? Perché ad esempio, quante volte vi è capitato di fare delle fotografie e che a queste fotografie appare una forma astratta, una forma strana, che veramente lascia pensare. Allora uno, e le macchine digitali sono utili per questo, che ti calcola esattamente il secondo dello scatto. Quindi uno dovrebbe ritornarci in quei luoghi, allo stesso orario, stesso secondo, e vedere se quella immagine si ripresenta. Esatto. Così anche in questo caso uno dovrebbe ritornare in quello stesso orario e vedere se si riferisce, se succede la stessa cosa, se si ricrea. Succede. Può essere sì intelligente, ma può essere sì residuale se la mettiamo dal punto di vista del tempo. Vero. Giusto, Katia, proprio così. Io credo che sia questo. No.
Romina, è questo qua. È questo. Che sono tutte le... Che mi stava... c'è tutta la rogna della soda. Vedi, non è vero che hanno ucciso l'uomo ragno? Eccolo qua. L'uomo ragno. Che fa, manna? No, ma... Ci sediamo lassù, dai. Penso che sia... Ci sediamo lassù di sopra, la torre delle orme. Però... Sì, Mentre ci riposiamo, lasciamo allora, qualche registratore. Da qua, eh? Il sentiero è meno ricco. Ah sì, volendo. Beh, vabbè, ma ci sono scale qui. Guarda. Carino, vedi? Sì, un po' troppo alti comunque. Vabbè. Ecco, hai visto? Siamo già arrivati. Wow, però. Però è uno spettacolo. Salgo da qua, lo scendo. Ah, che bello! Però è uno spettacolo. Prima che mele, così. Assolutamente. Che ci riprenda tutte te con le ragnatele. L'uomo ragno e le donne sono? Come si dice? Donne? Ragne. Ragne. Le donne ragne. Le donne ragnette. Ok, poi la rifacciamo.